sguardo alla terra. E nel frattempo, insomma, che le scommesse si sono aperte per vedere le quantità di ghiaccio. Io purtroppo non posso rimanere fino alla fine perché ho un matrimonio, devo celebrare un matrimonio, non posso far attendere più di tanto, ma ripasserò qui per vedere i risultati. Ma grazie. Grazie a lei, noi la terremo informata, anche Silvia so che la terrà informata e non ho dubbi, per fare un percorso assieme, perché per arrivare ad avere degli edifici ad energia zero bisogna fare dei passi. E questi passi sono certo che possiamo, assieme alla città di Lessano, impostare un metodo che consenta di arrivare in modo indolore a quello che è un obbligo nel 2021. Quindi se la città di Lessano, e noi siamo molto disponibili a lavorare assieme perché abbiamo riconosciuto un entusiasmo in questa iniziativa, con la città di Lessano siamo sicuri di poter fare insieme un percorso che porterà i cittadini, le imprese, i professionisti di Alessandria ad essere più avanti degli altri nel 2021. Benissimo, io raccolgo, ripeto, abbiamo un assessore tecnico che è l'ingegner Ferralasco, abbiamo consiglieri, qui c'è la consigliera Barbara Bovone che anche lei ha competenze, quindi penso ci siano le competenze per poter mettere a punto tutte le tappe, la volontà politica c'è, quindi andiamo avanti. Bene. Grazie signora. Grazie, complimenti. Che è rimasto del cubo di ghiaccio e come si può vedere dalle immagini è rimasto anche abbastanza, a dimostrazione che il metodo di impermeabilizzazione di fase clima è efficiente. Ora verrà alzato e posto qui su questo ripiano in plastica. Perché bisogna avere due misure giuste, compatibili, e non sono aziende che sempre così, perché poi la casa va scala. No, ma non sono iniziati. Beh, ce n'è ancora molto, direi. Guglielmo, com'è? L'architetto mette sotto due piccole travi per appoggiarlo. Bene, questo è un SD.